questa ora per iniziare l'incontro intitolato Vivere per mangiare, mangiare per vivere. Conversano Stefano Cosma e Marino Nicola. Incontro realizzato con il sostegno di ERSA. E qui vicino a me, azienda regionale per lo sviluppo rurale, qui vicino a me il responsabile della promozione di ERSA, Giulio Palamara. Buonasera a tutti. Buongiorno, grazie a tutti per essere qui, anche da talora numerosi. Con questo terzo intervento a cui ERSA ha organizzato insieme a Estoria si conclude il trittico degli incontri che abbiamo organizzato. Si chiude in bellezza con Marino Niola, antropologo, docente universitario, editorialista della Repubblica, chi più ne ha più ne metta, insomma, poi ci penserà lui a dirvi chi è, a raccontarsi meglio. La chiudiamo con un quesito che è un po' storico del tempo: mangiare per vivere o vivere per mangiare? Io mi siedo ad ascoltare perché voglio vedere come va a finire, ad stimolarlo come sempre. Anche negli altri incontri abbiamo il nostro Stefano Cosma che lo pungolerà al modo giusto. Grazie e buon lavoro. Grazie a Giulio Palamara, grazie a tutti voi e al professor Marino Niola. Prima ci chiedevamo se si sarebbe riempita la tenda, ma nonostante l'ora e il momento della digestione probabilmente non fa quegli effetti di sonnolenza che potevamo immaginare. E assolutamente vi terremo ancora più svegli con una conversazione su un tema di attualità. Innanzitutto completo ciò che ci diceva Giulio Palamara. Marino Niola è un professore, dell'Università di Napoli, insegna all'Università Suor Benincasa di Napoli, è un antropologo, si occupa di miti, di riti della gastronomia, è autore di diversi libri, fra cui Homo Dieteticus, editorialista, come dicevi, della Repubblica, ma cura anche una rubrica settimanale sul venerdì di Repubblica ed ha anche scritto di storia in questo ultimo numero, credo. Dirige MedIt, che MedIt Research, che è un centro di ricerche sociali sulla dieta mediterranea. Partirei da qui rispetto a quello che pensavo come scaletta, perché è un fatto importante studiare come la dieta mediterranea, in questo caso, abbia degli influssi sulla società, sul comportamento. E poco fa, appunto, dicevo al professor Niola che, da appassionato di storia dell'alimentazione, un medico goriziano vissuto più di due secoli fa partiva per raccontare il temperamento degli abitanti delle nostre zone dalla loro alimentazione, e da ciò poi traeva le conseguenze sul loro comportamento, sul loro carattere, sulle loro malattie. Quindi è così importante cosa mangiamo? Assolutamente sì, innanzitutto buongiorno a tutti e vi ringrazio per essere qui nonostante l'ora e il caldo. È importantissimo quello che mangiamo, come diceva Feuerbach, siamo quello che mangiamo, la famosa frase attribuita a questo filosofo che diventò la sua maledizione, perché per tutta la vita Feuerbach si dolse del fatto di venire ricordato solo per questa frase. Cioè, io ho scritto ben altro, eppure tutti quando parlano di me ricordano che ho detto siamo quello che mangiamo. Detto questo, siamo effettivamente quello che mangiamo, non solo sul piano fisiologico, fisico, ma anche sul piano simbolico, perché ogni volta che noi ci avviciniamo alla tavola, scegliamo i cibi, scegliamo cosa mangiare, decidiamo cosa non mangiare, quindi sia i totem sia i tabù, di fatto stiamo costruendo e ricostruendo la nostra identità. La costruiamo in quel linguaggio che è la tavola, che è il linguaggio più universale, il linguaggio più potentemente umano, e che solo per una sorta di miopia scolastica fino a 10-15 anni fa è stato considerato un oggetto di studio minore, ma perché la nostra è una scuola, è una formazione di matrice idealistica, quindi tutto quello che riguarda la testa va bene, è nobile, è alto, tutto quello che riguarda il corpo no. Adesso per fortuna cominciamo a renderci conto di una cosa fondamentale, e cioè che tutti i grandi tornanti della storia di Homo sapiens sono in un modo o nell'altro legati al cibo, all'alimentazione.
dalla scoperta, dal furto del fuoco di Prometeo, dall'invenzione del fuoco fino a quella della piastra induzione. Il cibo c'entra sempre, quindi forse se è vero che, come diceva Adam Smith, la storia, che per lui è la storia del mercato, è decisa da una mano invisibile, possiamo essere d'accordo con lui, a condizione di ammettere che questa mano invisibile dal primo momento ha impugnato una forchetta. E siamo in qualche modo anche schiavi della tavola, in fondo questo è il tema di questa edizione di Estoria. Facevo alcune riflessioni oggi che pongo al professor Niola come a tutti voi. Se guardiamo alcuni termini legati anche alla tavola, al mangiare, hanno qualche legame con la schiavitù. Uno fa una comanda al ristorante, un'ordinazione, certo, un'ordinazione. La salvietta deriva dal francese serviette, guardavo un piccolo libro di Galateo, c'è cioè la servitù fino agli anni 30 che serve in tavola, quindi è un concetto che spesso si lega, forse perché ovviamente ha delle ragioni antiche, schiavi della tavola, schiavi del cibo, ma fino a quando non ce ne liberiamo, nel senso che oggi siamo molto più di un tempo soggetti ad influenze della pubblicità, certo, dei media, dei social. Diciamo che il cibo è sempre stato in una certa misura legato a, se non alla schiavitù, a una certa idea della servitù, come tu dicevi, no? Basti pensare appunto che i cuochi, che adesso sono delle star, una volta erano dei servi. Anni fa parlavo con uno chef stellato, il quale mi diceva: quando mio padre era cuoco, mi raccontava lui, e quando a scuola la maestra mi chiedeva cosa fa tuo padre, io mi vergognavo a dire che era cuoco e dicevo lavora in un albergo. Adesso mia figlia a scuola si vanta, dice mio padre è uno chef. Quindi da cuoco a chef vuol dire che nel frattempo si è prodotta proprio intorno al cibo una trasformazione radicale che riguarda in primo luogo le figure degli operatori. Ecco perché il cuoco è diventato una sorta di sciamano sacerdote star, sì. Tant'è vero che la televisione poi ce ne propina in tutte le salse. La televisione in questo ha un ruolo fondamentale, non dico una colpa, una responsabilità, ma un ruolo fondamentale, perché se voi ci fate caso ormai da qualche anno tutte le fasce orarie sono piene di programmi che riguardano il food, per cui nelle fasce mattutine o fino alla prima serata ci insegnano come mangiare, anzi ci inducono continuamente a mangiare e a cucinare, dopo una certa fascia oraria invece ci terrorizzano con il cibo, dicendo tutto quello che il cibo ci farà di male. In ogni caso non se ne esce perché siamo in una sorta di cibomania. Una cibomania che deriva da molte cause, ovviamente, come tutti i fenomeni molto complessi, però uno è sicuramente l'insicurezza della vita contemporanea. Oggi noi viviamo in un mondo che è pieno di incognite, di insicurezze, che non riguardano necessariamente il cibo, il nostro corpo, ma il cibo diventa il bersaglio di tutte queste paure. Per cui la maggior parte delle cose che ci accadono sono fuori della nostra portata, non dipendono da noi, e anche la soluzione di questi problemi non dipende da noi. Il rapporto col cibo diventa quindi un comportamento sostitutivo e consolatorio. È come se controllando ossessivamente tutto quello che io metto nel mio corpo, la salubrità, la bontà e tutto il resto, io avessi l'impressione consolatoria di controllare anche quello che sta fuori del mio corpo, che sta fuori di me. È una sorta di comportamento transizionale che somiglia molto al pensiero magico. Quando noi prendiamo una bambolina, ci mettiamo gli spilli e pensiamo che quella cosa agisca sulla persona a cui l'incantesimo si riferisce. Non è così, però ci dà l'impressione che sia così. Con il cibo oggi sta succedendo questo, ecco perché il cibo è diventato il bersaglio in cui, in una società che ogni giorno ha una paura nuova, il cibo diventa il gancio a cui appendere la paura quotidiana. Se voi pensate, negli ultimi anni tutte le grandi ossessioni, psicosi, hanno sempre a che fare con il cibo, dalla mucca pazza fino agli OGM, ai pesticidi, potremmo fare un elenco lunghissimo. Certo. L'aviaria, mi ricordo. L'aviaria. Che poi... questo è un aspetto, l'aviaria appunto, è un aspetto della schiavitù o della servitù. Poi ce n'è un altro, che io chiamo la servitù volontaria, ed è quello cui noi stessi ci sottoponiamo quando passiamo da una dieta all'altra. Io nel mio nuovo libro, che si chiama appunto Homo Dieteticus, sostengo che le diete sono
la religione contemporanea più diffusa, col maggior numero di adepti in tutto il mondo, ma è una religione secolarizzata ovviamente, senza Dio, cioè non è più una religione dell'anima ma una religione del corpo, è una religione del benessere, una religione del wellness, del will-be. Credo che oggi il dubbio amletico non sia più un dubbio etico ma un dubbio dietetico, siamo passati dal to be or not to be al will be or not to be. Quindi essere o benessere, questo è il problema oggi. E non a caso tutto questo però ha una conseguenza, però poi mi fermo sulla conseguenza, la enuncio, poi casomai ci torniamo dopo, è che ci stiamo dividendo in tribù alimentari, in una miriade incredibile e crescente di tribù alimentari, ciascuna caratterizzata dai suoi totem e dai suoi tabù, dalle sue passioni e dalle sue ossessioni, vegani, vegetariani, no carb, fruttariani, crudisti, potremmo continuare, sushisti, che sono ovviamente una sottocategoria dei crudisti, fra l'altro molto spesso i crudisti sono anche barefooters, cioè scalzisti, e questo ci fa capire come dietro certe tendenze ci sia un'idea di ritorno a una sorta di naturalità primigenia che ovviamente non è alla nostra portata, perché la natura non esiste, l'abbiamo creata noi. Questo benessere che noi ricerchiamo nel cibo, come dicevi prima, è sicuramente un mezzo che utilizza l'essere umano in questa società per sfuggire a tanti problemi che lo assillano. Io vedo quotidianamente in questi ultimi 10 anni tantissime manifestazioni legate al cibo, tantissimi eventi che possono essere o di massa o di nicchia e comunque attraggono tantissime persone. E questo credo però, mi darei la conferma, che sia anche dovuto al benessere diffuso nella nostra società e che ci permette di pensare a dei problemi che forse problemi non sono e che, leggendo Brillat Savarin, già ai suoi tempi, quindi a fine Settecento, si vedeva come la ricchezza della nuova borghesia portasse la borghesia stessa a occuparsi più della nobiltà, a organizzare grandi banchetti, a ricercare non i vini della loro terra, ma i vini particolari che venivano dalle isole, noi italiani a ricercare i vini francesi, ricercare il Tokaj d'Ungheria, cioè lì, così come oggi, c'è la ricerca della raffinatezza, quindi del gusto portato all'eccesso, mentre c'è anche una ricerca di benessere, come dicevo prima, perché in fondo mangiare qualcosa che ci piace ci fa dimenticare un problema quotidiano, un problema del vivere in famiglia, e quindi ci sono due aspetti che portano il cibo, il vino, tutto ciò che oggi è di moda. Io vedo che sono più conosciuti e più seguiti gli chef che vanno su MasterChef che non grandi scrittori o grandi registi, e vengono utilizzati poi dalle manifestazioni per essere i loro testimoni, tutte le persone corrono a farsi autografare il loro ultimo libro e perdono, secondo me, di vista quella che è un'alimentazione corretta, non che si sia noi oggi per primi ad accorgersene, perché già scrittori di un paio di secoli fa mettevano in guardia da questa moda, e siamo sicuramente in un'epoca in cui tutte le mode ci coinvolgono, dai più piccoli ai più grandi, già i bambini sono ossessionati e sono colpiti da pubblicità che li inducono poi a mangiare cioccolate varie, non facciamo nomi e marchi, ma insomma, perché sono attratti da quello. Noi grandi siamo attratti anche dal piacere di raccontare, secondo me, ai nostri commensali la bontà di un vino che magari non abbiamo mai bevuto prima, di cui abbiamo letto una descrizione, e di inseguire una moda che ci fa sentire anche forse più importanti, ci fa essere più felici, ma è una felicità assolutamente effimera. Sì, sì, che non è tutto male, tutto questo, per carità, non vorrei, anzi io penso sempre che oggi ci sia spesso una tendenza a considerare il presente peggiore del passato, non è vero, io credo che con tutti i suoi limiti oggi viviamo meglio di quanto si vivesse una volta. Detto questo, anche il successo di trasmissioni come MasterChef,
che se ne possa pensare, che piaccia o che non piaccia, lasciamo da parte il giudizio sul format, ma sono la prova che il cibo è sempre politica e riflette un momento politico, al tempo di Masterchef, come al tempo di Brillat Savarin, come al tempo dei Romani. Pensiamo a quel grande emblema della società del Secondo Impero che ci viene offerta da Petronio con la cena di Trimalcione. È un affresco di un inizio di decadenza che Petronio dipinge attraverso una sorta di grande abbuffata alimentare, che è quella che ha per protagonista Trimalcione. Brillat Savarin non a caso aveva una doppia veste, noi lo conosciamo come gastronomo e padre fondatore della letteratura gastronomica moderna, ma lui era un politico, era uno degli protagonisti della rivoluzione francese e membro del direttorio, fra l'altro, e non a caso lui dice che molto spesso le grandi rivoluzioni si cominciano dalla cucina, i primi segni delle rivoluzioni si avvertono in cucina. Credo che Masterchef, a modo suo, nel suo piccolo, sia un esempio, e un esempio perfetto, di quello che è la gastronomia e la cucina al tempo del capitalismo avanzato, del neocapitalismo. Se voi guardate Masterchef, che cos'è? È competizione sfrenata, spesso umiliazione dello sconfitto, e quindi, ed è una cucina che non unisce, ma che divide. Divide immediatamente il campo in vincitori e perdenti, e perfino i perdenti fanno fatica a essere solidali tra di loro, che è esattamente quello che succede nella società allargata oggi. Non a caso viviamo in una società di individui di massa, dove i meccanismi collettivi, i collanti che tenevano insieme le persone, che erano i partiti, era la religione, le ideologie, vengono sempre più meno e le persone sono sempre più sole. Ecco, Masterchef credo che sia il paradigma perfetto di tutto questo. Quindi ancora una volta l'idea che la cucina sia sempre un laboratorio dove si sperimentano ricette di umanità. Se voi ci pensate, la società stessa, l'umanità stessa è una cucina. Lo stare insieme agli altri è una forma di preparazione che somiglia alla preparazione dei cibi. Quando noi mettiamo degli ingredienti in pentola, quello che esce fuori dalla pentola o dalla padella non è quello che ci abbiamo messo prima, ma è proprio il risultato di uno scambio, di una mescolanza, di una nuova sintesi, di un'amalgama. Gli uomini hanno sempre cucinato se stessi attraverso i cibi che mangiavano. Sì, ma anche a tavola, secondo me, si ritrovano, penso sempre a quel libretto degli anni 30 che sfogliavo in questi giorni, si ritrovano delle regole che poi sono anche le regole, certo, del vivere sociale, quindi regole certamente molto più rigide un tempo o molto più rispettate un tempo rispetto a oggi, su come si doveva servire, come ci si doveva comportare a tavola e al fatto che a tavola si vedeva subito la persona educata, la persona colta, certo, nel come sapeva comportarsi. A tavola però si fanno anche, e si sono fatti soprattutto in passato, grandi accordi internazionali, grandi affari. Per tornare a Brillat Savarin, leggo alcune righe, quando parla del gusto, dice: è quello fra i nostri sensi che, tutto ben considerato, ci procura il maggior numero di godimenti, perché il piacere di mangiare è il solo che, preso con moderazione, non è seguito da stanchezza. Perché, infatti siete tutti venuti qua dopo aver pranzato, perché di ogni tempo, di ogni età e di ogni condizione, perché può mescolarsi a tutti gli altri piaceri e anche consolarci della loro mancanza, perché le impressioni che esso riceve sono a un tempo più durevoli e più dipendenti dalla nostra volontà, infine perché mangiando proviamo un certo benessere indefinibile e particolare che ci deriva dall'istintiva coscienza che mangiando compensiamo le nostre perdite e prolunghiamo la vita. Beh, ci sono alcuni scritti proprio goriziani del Cinquecento di un medico che diceva: bevendo i vini che vengono fatti qui vicino verso il Carso, ci sono dei contadini, questo era un medico quindi li aveva visitati, che raggiungono i 90 e i 100 anni, certamente concludeva dicendo che i vini vanno bevuti moderatamente, però ecco, diciamo che il piacere della tavola e di tutto ciò che si accompagna ai piatti, come il vino e altre bevande, ci portano a vivere meglio. Però si diceva prima, oggi ci sono fenomeni che sicuramente, se un tempo non c'erano, o forse un tempo non erano presi in giusta considerazione, vediamo allergie, intolleranze alimentari, pensiamo a quelle più note, la celiachia, ma pensiamo anche
a certi comportamenti che possiamo poi ognuno di noi può giudicare o condividere, come essere vegetariani o essere ancora più estremisti, essere vegani. Cioè, ci sono tanti comportamenti, tante sfaccettature che anche nel caso di una scelta, perché io credo sempre che quando uno sceglie è libero, nessuno ha un comportamento che parzialmente gli viene imposto, parzialmente magari lo segue o del tutto imposto, certamente non è libero. Noto però, soprattutto con degli amici o delle amiche che sono vegani o vegane, che pur avendolo scelto questo modo di alimentarsi, ne sono quasi schiavi. Cioè, guarda, vengo a cena da te, però per carità, mi porto io le polpettine da casa. Vabbè. Guarda che, però ricordati che non posso. E quindi si sentono quasi in colpa nei confronti del padrone di casa che li invita. Anche qui ho detto padrone di casa, quindi c'è una certa schiavitù nei confronti di chi viene. No, si preoccupano per avere scelto legittimamente, insomma liberamente, quel tipo di cultura alimentare. Che cosa ne pensi? Sì, è così. Intanto il cibo dà piacere, su questo non c'è dubbio, ed è sano che il cibo dia piacere. Oggi c'è la tendenza a ridurre il cibo a farmaco e quindi con una medicalizzazione dell'alimentazione, ma questa è una deriva del cibo. Il cibo non è questo, non deve far male ovviamente, e bisogna saper mangiare, questo già gli antichi lo sapevano bene. Ippocrate diceva: fai che il cibo sia la tua medicina. Il che significa, però Ippocrate stesso era convinto, era contro gli eccessi valetudinari, contro il salutismo esasperato, che già allora, perfino Platone nella Repubblica, condanna l'eccesso di salutismo, che oggi diremmo confina spesso con il razzismo, perché riduce il cibo a un farmaco. Allora a quel punto potremmo andare ad alimentarci in farmacia direttamente. Mentre il cibo ha alcuni valori simbolici e sociali fondamentali. Intanto è un connettivo fra le persone, il cibo è socialità e convivialità. Conviviale, convivio vuol dire vivere insieme, vivere con. Se noi eliminiamo queste dimensioni del cibo in omaggio al solo salutismo, rischiamo di commettere un grande errore, di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ovviamente occorre una giusta educazione alimentare, anche con il vino dà un grandissimo, immenso piacere. Dicevano i greci: il vino fa volare. Fa parte della dieta, il vino è indispensabile. Mediterraneo. Il vino è uno dei tre elementi della cosiddetta triade mediterranea, erano elementi sacri: il grano, i cereali, il vino e l'olio, legati a tre divinità. Non a caso il cristianesimo poi fa suo questo simbolismo e assume la triade mediterranea e la lega al sacramento eucaristico, dove pane, vino e olio fanno una sorta di cortocircuito simbolico nella figura di Cristo, che è nello stesso tempo pane e vino, ma come dice il suo nome, Christos vuol dire unto, quindi l'olio. Ovviamente con il vino, come i greci ben sapevano, che celebravano il rito del vino nel simposio, il simposio da simposis, bere insieme, era questo. Si stabiliva quanto vino bere, il simposiarca, quello che guidava il simposio, stabiliva quanto ciascuno avrebbe bevuto, secondo anche le sue possibilità, e non bisognava sgarrare, non bisognava bere di più. I greci dicevano: chi è civile beve vino, chi non beve vino è barbaro. Quelli che bevono vino eccessivamente sono i barbari o sono i bruti, come Polifemo, che non a caso beve troppo vino, ma come finisce? Finisce bellamente fregato da Ulisse, che lo acceca. È una grande metafora questa, anche della moderazione, perché il ciclope, che ha un occhio solo, passa dal vedere la metà al vedere doppio e poi al non vedere più niente, perché Ulisse gli pianta un bel palo nell'occhio. Quindi gli antichi questo lo sapevano bene, quelli che hanno costruito la civiltà mediterranea di cui siamo figli lo sapevano bene, e anche oggi bisogna saperlo bene. Io credo che qui tutto sommato lo si sappia bene, se mi consentite un gioco di parole facile: per bere bene bisogna avere la testa sul collio. E hai parlato di Polifemo e mi viene in mente una cosa a cui pensavo,
la nostra civiltà però ha utilizzato, e lì non come metafora, alcuni alimenti, e penso ai superalcolici, per distruggere alcune civiltà, quelle dei nativi dell'America. Dell'America, esatto. Che sono diventati in breve tempo schiavi di questa bevanda, hanno perso la loro dignità, la capacità, esatto, di opporsi. Il whisky cattivo addizionato col vetriolo, il fuoco liquido lo chiamavano gli indiani, ha distrutto molte civiltà, come adesso ha distrutto anche in Australia o in Nuova Zelanda altre civiltà. I Maori sono stati annientati in parte proprio dall'alcol. Gli aborigeni australiani, è una cosa drammatica, fra gli aborigeni australiani c'è un tasso di etilismo spaventoso che è direttamente proporzionale al livello di disgregazione sociale che c'è fra di loro. Ovviamente questa è la dismisura e le società giustamente condannano sempre la dismisura. Questo, parlo di misure fisiche e di misure sociali, parlo di grassezza eccessiva esattamente come di mancanza di misura nei comportamenti. E allora oggi succede un'altra cosa, come dicevi tu, ci sono queste schiavitù volontarie che sono le diete. Io in materia di diete sono seguace di Mark Twain, sapete, no? Come diceva Mark Twain, faceva spesso questa battuta, sono stato a dieta 15 giorni, sapete quanto ho perso? 15 giorni. Ecco, io credo che ci sono buone diete e cattive diete. Le buone diete sono la dieta mediterranea, che non a caso l'UNESCO ha iscritto nella lista del patrimonio dell'umanità, ed è una dieta che ci accomuna tutti noi italiani. Non bisogna credere che la dieta mediterranea sia la dieta di una parte d'Italia, del mezzogiorno d'Italia, è la dieta dell'Italia, perché l'Italia è tutta un paese mediterraneo. Non si può dire che, non so, in Sicilia si fa dieta mediterranea e in Friuli no, sarebbe proprio una ignoranza storica. La dieta mediterranea, che non a caso poi ha dato al mondo alcuni dei suoi cibi simbolo, i cibi più famosi del pianeta, e invece è una dieta fondata sull'equilibrio, sulla convivialità. Infatti quando l'UNESCO ha patrimonializzato la dieta mediterranea nel novembre del 2010, non ha tanto patrimonializzato i prodotti, i singoli prodotti, ma il modo di vivere, cioè la convivialità e l'equilibrio con l'ambiente, il fatto di riunirsi a tavola per mangiare insieme, come diceva Plutarco, non ci sediamo a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme. Se eliminiamo questo elemento, non ci sono diete che facciano bene. Posso anche mangiare il cibo più sano, più biologico, se lo mangio da solo davanti al frigorifero non mi farà bene quel cibo. Allora, questo è uno degli aspetti fondamentali. E poi invece molte diete non sono questo, sono semplicemente un modo per perdere peso, ma siamo allora agli antipodi di quello che significa la parola dieta. La parola dieta viene dal greco dieta, e in greco questa parola non aveva niente a che fare con il perdere 7 kg in 7 giorni, perché dieta significava forma di vita. Addirittura Pindaro, in un verso bellissimo, dice «Dietan tes zoes metaballein», cioè letteralmente cambiare forma di vita. Cambiare «Dietan tes zoes» vuol dire dieta di vita, come dire dieta di vita, e cioè un modo di vivere, e che è cosa completamente diversa dalla semplice nutrizione. Noi oggi riduciamo la dieta a una tabella nutrizionale, carboidrati, lipidi, proteine, e via discorrendo. Invece non è questo, è una cosa che non riguarda solamente il tessuto connettivo, ma il tessuto collettivo. E molto spesso noi oggi siamo a disagio e ci rifugiamo nelle diete, perché di fatto attribuiamo alle smagliature del tessuto connettivo quelle che in realtà sono smagliature del tessuto collettivo, ed è quello che ci fa sentire soli, sgomenti e insicuri. Allora da questo punto di vista io credo che non è un caso che oggi le diete però siano un po' una religione e un po' un business. Una religione perché non a caso in molte persone che passano da una dieta all'altra c'è una domanda di base, che era la domanda che una volta si faceva alla religione, la domanda di regole. Le persone cercano una regola, perché c'è una sorta di disagio della libertà oggi. Abbiamo una libertà che per molti è eccessiva, è vuota. La libertà è responsabilità, è scelta. La dieta ti dà un decalogo, ma una volta questo lo faceva la religione o lo faceva l'ideologia. Adesso, in mancanza di questo, tutti ci buttiamo su questa sorta di decaloghi laici,
e quindi finisce che facciamo alla religione una domanda sbagliata, come fa quel 30% di consumatori americani che comprano prodotti kasher. I prodotti kasher sono quelli prodotti, confezionati, macellati secondo i dettami della religione ebraica, sono tutti testati e certificati dai rabbini. Il 30% della spesa alimentare negli Stati Uniti si indirizza su prodotti kasher, ma gli ebrei in America non arrivano all'1% della popolazione, il che vuol dire che il 30% quasi di americani consuma prodotti ebraici senza essere ebreo. Ma questo lo perché fanno lo perché fa? Cercano una maggior lo sicurezza? Lo fanno perché cercano sicurezza alimentare. E quando gli chiedono perché, c'è un'inchiesta molto ben fatta del governo canadese, che quando chiedono perché ai consumatori, dicono perché si fidano di più di quei cibi. Si fidano di più perché sono certificati dall'autorità religiosa, il che vuol dire che l'autorità religiosa è considerata più credibile dell'autority alimentare, ma significa anche che noi stiamo facendo alla religione una domanda sbagliata e stiamo chiedendo al sacerdote di diventare certificatore, di tracciare i nostri cibi. E questo ci fa capire in quale cortocircuito siamo arrivati, è quello che io chiamo il cortocircuito fra Dio e Bio. E Brillà Savarin, giustamente parlando del buon gusto, diceva che si fa gran confusione fra il gusto, il buon gusto propriamente detto, e la ghiottoneria e la voracità. Allora, oggi la pubblicità, secondo me, ci porta da un lato a essere maggiormente ghiotti di qualcosa che forse ci fa bene, forse anche non ce lo fa, e voraci quando non ci preoccupiamo di dimagrire, ma quando ci preoccupiamo solo di dimenticare, di divertirci smodatamente, e questo ci porta ad una riflessione diversa, cioè quant'è oggi la capacità che ha la pubblicità attraverso i giornali, attraverso le TV, le radio, ma soprattutto attraverso internet e social, e che fino a pochi decenni fa non c'erano. Quindi è vero, sì, che già due secoli fa o anche 2000 anni fa c'erano delle tendenze, c'erano delle mode alimentari, ma oggi sono quasi incontrollabili i messaggi che a fini poi economici certe catene alimentari, certe aziende multinazionali riescono a lanciare, colpendo tutti noi consumatori, facendoci scegliere non tanto un tipo di dieta, anche quello è il caso, ma un alimento, una bevanda, e ci distolgono quindi da un vivere equilibrato. È certamente una società, come dicevi poco fa, più laica in questo senso, quando poi però si rivolge il 30% degli statunitensi a una scelta religiosa dell'ebraismo. Quindi da un lato cerchiamo delle regole che nella società civile, nell'educazione, nell'insegnamento, in famiglia magari ci vengono a mancare rispetto a quelle che c'erano al tempo di noi da piccoli, dei nostri genitori, e poi ci buttiamo a capofitto in una scelta che viene decisa da altri, che informando o utilizzando mezzi di comunicazione che non sono nati a questo scopo ci inducono a mangiare qualcosa, a non mangiarlo o a rovinarci con un'alimentazione scorretta. Quindi questo è anche uno dei temi, secondo me, molto importanti di questa edizione di Astoria, perché siamo schiavi di ciò che ci viene in qualche modo comandato dalla pubblicità. Con la nostra complicità molto spesso, perché è vero che la pubblicità fa il suo mestiere, che è quello di persuadere. Il nostro mestiere è quello di cercare di non essere persuasi fino in fondo, o di farlo o di negoziare questa persuasione, che è nella natura della pubblicità, che non si può chiedere alla pubblicità di non essere quello che è. Ma siamo noi che dobbiamo. Allora, com'è che si reagisce nella maniera giusta a questo? Allora, con un'educazione, educazione non solo alimentare, educazione tout court, con la conoscenza, con l'informazione,
Non a caso i soggetti più vulnerabili di fronte ai messaggi pubblicitari sono sempre molto spesso soggetti meno educati su tutti i piani, meno alfabetizzati, più deboli, anche psicologicamente più deboli, perché spesso la pubblicità fa leva proprio su questa debolezza delle persone e le raggiunge, le colpisce a fondo, come si dice, proprio in questo modo qui. E poi oggi c'è ancora un'altra cosa. La pubblicità ci inonda di messaggi sui cibi che fanno bene, ci invoglia a consumare certi cibi, quindi fa leva sulla voracità. La voracità è l'atteggiamento che io definisco di Polifemo, quello da barbaro. Il vorace è quello che mangia in maniera compulsiva e spesso autodistruttiva, ma per tante ragioni, non è necessariamente una sua colpa. Bisogna vedere quell'alimentazione compulsiva, il posto di che cosa prende, qual è il suo significato, qual è il suo senso. Da una parte quindi la pubblicità ci dice questo, i messaggi delle multinazionali ci vendono il cibo che fa male, ma ci vendono oggi anche il cibo che fa bene. Quindi da una parte la multinazionale controlla il mercato del junk food, che produce, sappiamo benissimo, malattie, diabete, obesità in tutto il mondo. E in fondo gli obesi sono i principali finanziatori dell'industria del junk food, ma nello stesso tempo sono poi additati alla pubblica condanna come onnivori compulsivi, come soggetti senza controllo, come bombe a tempo per i sistemi sanitari. Da una parte fa questo, ma oggi le multinazionali, molte, ti vendono anche i prodotti buoni, fra virgolette, quelli bio, quelli naturali, quindi, come dire, ti vende lo stesso soggetto contemporaneamente il veleno e l'antidoto. Ed è su questo. Però a guadagnarci è sempre lo stesso soggetto. Esattamente, allora casomai è una diramazione, è la faccia buona di questo soggetto. Da una parte c'è la Spectre e dall'altra invece c'è la faccia bio della Spectre. Il problema è la consapevolezza sempre maggiore di questi meccanismi nei quali siamo implicati e che riguardano direttamente la nostra vita. Sono meccanismi biopolitici, come avrebbe detto Michel Foucault, perché toccano direttamente la vita, la riproduzione, la salute. E in questo senso è necessaria appunto non la semplice educazione alimentare, perché quella non basta, di trattati, di manuali, di decaloghi di educazione alimentare e nutrizionale siamo pieni, ma nonostante tutti gli imperativi nutrizionali, come voi sapete, fenomeni come l'obesità sono in aumento. Si calcola che in Europa nel 2050 metà della popolazione sarà obesa, negli Stati Uniti è già così da tempo, soprattutto in certe aree degli Stati Uniti. Quindi vuol dire che la nutrizione l'insegnamento, il diktat nutrizionale non fa effetto, perché poi le persone si comportano in un altro modo, le loro scelte alimentari non obbediscono, mica si pensa a quello che mi ha detto il nutrizionista. Casomai si va dal nutrizionista, si corre quando si vuole mettere a battere peso, è come l'esame di riparazione, ma è un'altra cosa. In realtà i nostri comportamenti andrebbero regolati e lì bisognerebbe cominciare dalla scuola, dai primi anni di scolarizzazione, con quella che io chiamo la cultura del cibo, che non è semplicemente l'educazione nutrizionale. Cultura del cibo vuol dire imparare a conoscere il valore del cibo, il valore organolettico ma anche il valore sociale, il valore simbolico, perché quel cibo è la nostra storia, sono le nostre tradizioni, è quello che ci fa essere quello che siamo adesso e non possiamo buttarlo a mare solo in omaggio a un salutismo che poi in buona parte è di importazione nordamericana o anglosassone, non appartiene alle nostre tradizioni. Allora, come vedete, è una partita che si gioca su più fronti, su più piani, ma è importante giocarla, soprattutto per un paese come l'Italia, che poi è ricco di economie di piccola scala, di piccole produzioni, di vocazioni produttive che hanno alle spalle grandi tradizioni nel senso storico-antropologico. Pensate dietro i piatti della cucina friulana e giuliana, che storie bellissime ci sono, storie di grande umanità, di scambi, di civiltà. Mica possiamo buttare tutto questo a mare e convertirci tutti al tofu o alla prugna umeboshi, sarebbe tristissimo e assolutamente non... Ma questo fa parte, come dicevi, della mancanza di educazione
sulla storia del cibo, sul legame di molti. Perché la scuola in questo è totalmente latitante, perché a scuola non si è mai insegnato nulla che riguardasse il cibo, la storia sociale del cibo, dell'alimentazione, non si è mai pensato che si potesse insegnare a cucinare, perfino quando si era nei programmi ministeriali quella cosa che è scomparsa, che si chiama economia domestica, e che malauguratamente è scomparsa, perché non a caso adesso in molti paesi dell'Europa del Nord la reintroducono nelle scuole, però fanno un'economia domestica, diciamo, ambosessi, e non di genere come si faceva da noi, per cui le donne imparavano a cucire o altre cose e gli uomini imparavano a martellare. Nell'epoca dei millennials tutto questo non è più pensabile, bisogna imparare sia a cucinare che a attaccare quadri insieme, contemporaneamente, e allora solo così si mantengono le buone tradizioni, perché oggi con i carichi di lavoro totalmente redistribuiti, le donne che lavorano quindi non possono più stare a casa come una volta, le tradizioni si perdono, ma non bisogna invocare il ritorno a casa delle donne, perché sarebbe una misura assolutamente reazionaria, non condivisibile, bisogna semplicemente redistribuire le funzioni e i ruoli, anche quelli domestici, tra i due generi, fra il maschile e il femminile. Ecco perché bisognerebbe a scuola insegnare a cucinare a tutti. Se si comincia dai primi anni della scuola, la partita non è perduta. E ripeto, io credo che in un paese come l'Italia questa partita abbia una posta che vale la pena proprio di essere inseguita, proprio perché siamo il paese che al mondo ha più eccellenze alimentari, più eccellenze gastronomiche, ma ripeto, dietro ciascuna di queste eccellenze c'è una grandissima tradizione, una grandissima cultura, una grandissima umanità. Il Made in Italy è proprio questo, non è un semplice modo di produrre, ma è un modo di vivere. Ma infatti l'aspetto dell'ignoranza in questo settore dell'alimentazione, del conoscere anche i nostri prodotti, lo vedo con rammarico, con tristezza, anche quando visito aziende che l'ERSA come me conosce, dove magari gli stessi produttori, che siano di vino o di altri o di insaccati, non conoscono la storia magari di quel vitigno, non sanno raccontare ai loro clienti qualcosa di affascinante che può legarli ancora di più al prodotto che comprano. Ed è importante, perché noi, e lo si diceva due giorni fa qui su questo palco, abbiamo perso il concetto di stagionalità dei prodotti. Certo. Quindi vogliamo i pomodori tutto l'anno, le banane in ogni mese, e quindi cosa facciamo? Alla fine compriamo nel supermercato, dove la grande distribuzione ci porta questi prodotti da altri continenti, talvolta, e lo dicevamo, sfruttando la manodopera a livello quasi di schiavitù, non conosciamo le tradizioni alimentari della cucina, che sono quelle forse anche banali, sarebbero da imparare, dei nostri piatti, perché abbiamo certi piatti, perché abbiamo gli gnocchi di Susine, perché abbiamo il goulash, perché facciamo il frico, e sono cose che nascono nel corso dei secoli o da contaminazioni culturali, dall'incontro di popoli che magari prima si sono scontrati in battaglia, poi dopo però abbiamo appreso alcune loro ricette, abbiamo portato nella nostra cucina, anzi abbiamo portato in una cucina che oggi noi riteniamo nostra, ma che magari due secoli fa la vedevamo parzialmente di altri. Certo. Tradizioni che ci appartengono e di cui dovremmo essere orgogliosi, perché trasmettendole a chi ci sta intorno, ai nostri figli, li renderemmo più legati, più consapevoli di quello che mangiano. E sull'aspetto di un'educazione alla cucina non di genere, mi fa sorridere il fatto che ieri ero da solo, mia moglie lavorava, ero con mio figlio che ha 4 anni e mezzo e che ogni tanto con la mamma prepara le sardelle impanate. E allora alle 11 gli ho detto: ma cosa vuoi che mangiamo oggi a pranzo? Mi fa: sardelle, papà. Io non so cucinarle, ti insegno io. Perché siccome tante volte è seduto sul ripiano della cucina, mi ha detto: sì, bisogna comprarle, poi le pulisci, un po' di farina, il pane grattato, insomma ti insegno io. Poi alla fine ovviamente io ho fatto una semplice pasta col pomodoro, però lui così piccolo non ha un concetto di diversità che le bambine, le mamme, le nonne cucinano e i papà, i nonni no.
Ed è lì che invece oggi, in una società che è diversa da quella del passato, dovremmo essere capaci di trasferire le conoscenze, trasferire queste ricchezze che poi con diversi nomi chiamiamo patrimonio, giacimento gastronomico, eccetera. E sulla persuasione, un concetto che si è toccato prima, persuasione che oggi è facilitata dal tipo di comunicazione, e mi sono portato prima un libretto che una coppia di signori che vedo lì ha trovato appoggiato mentre bevevo il caffè, e giustamente vi ho guardati sfogliarlo con piacere, anche se è un libro del 1820-23, ma insomma i libri sono fatti per essere letti e sfogliati. E in questo libro che scrive Antonio Zanon, chi è di qua, soprattutto chi è di Udine del Friuli, trova scuole e vie intitolate a quest'uomo, vissuto a cavallo fra 7 e 800, e che era un agronomo, sostanzialmente scrive una bellissima opera, questo è solo uno dei 12 o 15 volumi. E qui c'è invece l'opposto della capacità persuasiva, perché racconta dell'introduzione delle patate in Friuli, raccontando la difficoltà, ma non che è durata 5 anni, è durata quasi un secolo, nel trasmettere, non tanto all'aristocrazia, che dopo poco le ha prese e le ha inserite nelle loro cucine, tant'è che dice i conti Asquini e altre famiglie furono i primi a dedicare alcuni ettari dei loro possedimenti alla coltivazione delle patate, vedendo che però nessuno le mangiava, a un certo punto ebbero un'idea: facciamo farina di patate, la mescoliamo con la farina di frumento e facciamo pane. E così intanto abituarono per decenni le persone a mangiare anche la farina di patate. E poi dice, fa una considerazione Zanon, sono soliti la maggior parte degli uomini, ovviamente si riferisce a quelli di 2 secoli e mezzo fa, di resistere e contraddire alle novità, anche quando queste promettono qualche utilità, soltanto che urtino le antiche pratiche, perché sono un tacito rimprovero alla negligenza o all'ignoranza. Quelli che sono più ragionevoli ne fanno l'esame, ritrovandole praticabili e utili, altri le accettano ed altri studiano di raffinarle. E appena si vide i nudi del pane, in cui entrarono le patate, piano piano, adesso non vi leggo tutta l'opera, si abituarono, oggi nel frico ci sono le patate, ed è un piatto friulano. Ed è interessante perché diventa una metafora sociale, politica, questa mescolanza, questo ingresso delle patate, significa proprio una cosa, che il cibo, noi... Quando noi parliamo di cibi identitari, diciamo il cibo ci dà identità e noi costruiamo l'identità attraverso il cibo, ma attenzione, costruiamo l'identità composita, meticcia, se mi consentite il termine, perché se voi pensate tutti gli ingredienti che oggi rendono famosa nel mondo la cucina italiana, sono ingredienti che vengono da altre terre. Il pomodoro viene dalle Americhe, la patata, l'hai appena detto, viene dalle Americhe lo stesso, le melanzane vengono dall'Asia, gli agrumi dall'Asia lo stesso, addirittura furono i portoghesi dalle loro colonie indiane a portarli in Europa, tant'è vero che in molti posti come in Grecia e anche nel meridione d'Italia le arance si chiamano Portogalli, in Grecia Portocalus, perché furono i portoghesi a portarle. I peperoni vengono dalle Americhe lo stesso, potremmo continuare questa lista all'infinito. Che cosa vuol dire? Che allora non sono nostri? No, che noi li abbiamo fatti nostri e che in fondo non conta tanto dove un cibo è nato, ma dove un cibo è stato adottato, dove è stato ospitato come un immigrato. E la storia del pomodoro da questo punto di vista è la più esemplare. Il pomodoro arriva nel 500 in Europa, però per molti secoli sta ai margini della cucina, viene trattato come un clandestino. Addirittura ci si domanda se sia un veleno o un medicinale, ma non un cibo. Solo alla fine del Settecento timidamente si affaccia sulla tavola e come salsa per guarnire carni o pesci. Perché il pomodoro trionfi occorre che incontri un altro ingrediente fondamentale della cucina italiana, cioè la pasta. E quando questi due ingredienti si incontrano che nasce quella sintesi straordinaria che ha reso la pasta asciutta, la pasta in generale, il simbolo del mangiare italiano nel mondo. Però vuol dire allora che noi in cucina, come altrove, siamo sempre contaminati. L'identità, l'autoctonia sono un mito che confina molto
inquietantemente con l'autarchia. Sì. Ma a proposito di pomodori, visto che siamo in una città di confine, è una cosa che ho scoperto, a dire la verità, pochi anni fa, e siccome sono molto curioso, poi ho cercato di capire l'etimologia del pomodoro in sloveno, si dice paradisni. Perché? Perché per introdurli dovettero raccontare che era un frutto paradisiaco. E quindi è rimasto così il nome del, sì, pomodoro. E questo è uno dei tanti esempi della difficoltà che c'era un tempo nell'introdurre nuovi alimenti, difficoltà che se avessero avuto internet o Facebook, certo, sarebbe stata sicuramente in superata. Francia, nella Francia del Re Sole, il pomodoro si chiamava pomme d'amour, pomo d'amore. Intanto non era rosso, tant'è vero che sia pomodoro, ma era giallo, ed era considerato una pianta ornamentale, tant'è vero che quando si corteggiava una gran dama le si regalava una piantina di pomodoro, come oggi con le orchidee o altro. Voi, parlo alle signore, se vi regalassero un mazzo di pachino sareste felici oppure no? Sì, qualcuno dice sì. Beh, noi uomini possiamo cominciare a risparmiare, non più dozzine, sì, di rose, ma piccole piantine di pomodoro. Grazie del consiglio. Quando si tratta più di vivere per mangiare o mangiare per vivere, ma risparmiare sui fiori per far contente le nostre donne di casa con delle piantine di pomodoro. E noi ci stiamo avviando alla conclusione, e anche se vorremmo continuare a raccontare qualcosa, però io darei lo spazio a domande, a curiosità. C'è qualcuno, credo che abbia il microfono cosiddetto a gelato, visto che parliamo di cibo. Prego. Buongiorno, grazie. Vuole sapere quando le regaliamo la piantina? No, volevo dire, loro signori invece dovrebbero applicare all'occhiello i fiori di patata, no? Perché la patata originariamente fu coltivata per i suoi fiori, perché era non per il tubero, ma per i fiori, che dunque i gentiluomini portavano all'occhiello. Ecco. Ottimo suggerimento, se mi dice dove trovarli corro a seguirlo. Ma non li trovo, un fiorellino piccolo, bianco, stellato, non è un granché. Poi, sono molto grata di questo excursus così gradevole. L'unica cosa che mi chiedo e chiedo loro, dunque, è questa. Noi credo, forse, siamo in una posizione culturalmente privilegiata e largamente privilegiata se possiamo discorrere di questi argomenti in maniera così amabile e così positiva. Tuttavia mi sembra che la schiavitù odierna dell'alimentazione consista nello grande strapotere, più o meno carsico, delle economie mondiali che detengono appunto largamente la gestione delle materie prime, che detengono la facoltà di distribuirle diversamente, ivi incluse le sementi. Allora, dato sì che siamo in Friuli, loro hanno nominato molte piante di adozione, possiamo aggiungere il mais, il quale mais nel corso della mia non lunghissima vita, insomma mezzo secolo di vita, ha perduto largamente il proprio gusto. Cioè, se io mangio la polenta adesso non sa assolutamente la polenta dei miei 20 anni, cioè lungi da me, è immangiabile. E oltre all'immangiabilità in termini di gusto, perché il profitto ha determinato ovviamente per la resa questo scadimento, e parlerei anche di tutte le specie che sono andate perdute, di tutte le varietà che si cerca di risuscitare, che siano di mele o di quant'altro. Lo scadimento qualitativo gravissimo, che mi crea profonda inquietudine, è quello del cibo, non necessariamente spazzatura, ma della, facciamo un esempio, pasta di pessima qualità a basso prezzo, che diventa il cibo per vivere, in questo caso, non per dissertare o per comunque compensare i nostri vuoti o per darci un'identità, ma che diventa il cibo esistenziale di persone che da questa traggono un autentico farmaco, nel senso greco del termine, che è veleno. Come diceva giustamente lei, i diabeti negli adulti che, immigrati ad esempio, si cibano di pasta. Credo che questo fattore, nella sua drammaticità, vada tenuto conto, non tanto per noi che abbiamo questo privilegio della formazione, dell'informazione, del lusso di scelta dei menù, ma per tutelare i più deboli nella loro possibilità di acquisto, perché nella povertà, io ho frequentato per curiosità un discount rinomato, e vi ho trovato all'interno degli ingredienti inquietanti,
e io vedo i SUV parcheggiati fuori, dunque, e all'interno c'è questo cibo che io non comprerei mai. Ecco, grazie infinite, mi sono dilungata troppo. No, no, grazie a lei. Grazie a lei, perché lei pone proprio la questione più scottante, quella di oggi: come fare a come, su che cosa costruire una politica sociale del cibo, che quindi non sia, appunto, non riguardi solo gruppi come noi di privilegiati, perché le persone che sono qui appartengono a questo gruppo di persone avvertite, informate, se no non sareste nemmeno qui a sentir parlare uno come me. Ma una vera e propria politica sociale che metta a disposizione dei ceti meno garantiti un cibo buono, giusto e pulito, come dice il mio amico Carlo Petrini. E io sono molto legato, lo dico subito, a Slow Food, alla sua filosofia. Fra l'altro mi vanto di aver dato a Carlo Petrini la sua prima laurea honoris causa, fui io il laudator in quell'occasione. E quindi oggi è una grande questione, perché le scelte alimentari di molte persone non necessariamente nascono da indigenza, come mostra l'esempio dei SUV parcheggiati fuori i discount, ma nascono spesso da una mancanza di informazione. E allora in questo, ecco perché io prima invocavo la scuola, la funzione fondamentale della scuola in un'opera di alfabetizzazione alimentare di questo tipo. La scuola resta la grande agenzia educativa insieme alla famiglia, e molto spesso la scuola ha un effetto positivo anche sulla famiglia. Questo lo hanno dimostrato le campagne antifumo, prima negli Stati Uniti, poi in Europa. Molti adulti hanno smesso di fumare perché i bambini che l'avevano imparato a scuola li hanno costretti a smettere di fumare. Dovrebbe essere così anche per il cibo. Solo così si potrà convincere una persona che comprare una pasta che costa 70 centesimi, un pacco da mezzo chilo, sembra un risparmio, ma in realtà no, quella cosa mi costerà molto di più, costerà a me, alla mia salute, costerà al sistema sanitario. E invece investire casomai 50 centesimi in più su un pacco di pasta che ha altre caratteristiche non è tutto sommato una grandissima spesa, se la possono consentire quasi tutti, semplicemente perché noi non mangiamo mezzo chilo di pasta per volta. E comunque fra spendere 70 centesimi e un euro e mezzo c'è differenza, ma non ce n'è poi tantissima, soprattutto se si pensa che le stesse persone che casomai hanno da ridire su quei 50 centesimi poi pagano tranquillamente 18 euro per comprare una lattina di olio motore, e invece casomai si scandalizzano se un olio d'oliva che ci mettiamo in corpo e non nel motore costa più di 8 euro. E sono questi i paradossi alimentari di cui noi stessi siamo protagonisti e vittime e sui quali bisogna lavorare. La polenta dei 20 anni ha ragione, molti cibi noi abbiamo l'impressione, qualche volta ce l'ho anch'io, che non abbiano lo stesso sapore di una volta. Qui però dobbiamo essere, dircelo con grande chiarezza, io qualche volta ho l'impressione che quello che noi rimpiangiamo non sia solo il sapore del cibo, ma il sapore dei 20 anni. Prego, c'è un'altra domanda, vedo. Funziona? Sì, sente, sì. Sono velocissimo. Oggi sarà una coincidenza, è proprio, mi sembra, la giornata mondiale della biodiversità agricola e alimentare, proprio che è stata, diciamo, anzi non mondiale, italiana, diciamo, da parte del governo italiano. Però volevo chiedere una cosa, prima mi ha incuriosito, no? Quando si parla di, diciamo, delle tradizioni, diciamo, acquisite, elaborate da una popolazione, si scopre sempre che sono piene di contaminazioni, vedi tutti questi prodotti che sono arrivati da tempo. Però, diciamo, come mai questo, che a suo tempo, forse per la velocità lenta con cui avveniva, ha creato nuove, tantissime nuove tradizioni e tantissime, diciamo, caratteristiche consolidate, adesso invece sta diventando un pericolo? Cos'è la velocità troppo, appunto, veloce con cui arrivano? Adesso la contaminazione invece sta diventando un grosso problema. Ecco,
Come mai? Beh, un tempo la contaminazione alimentare a cui facevo cenno prima era un processo certamente lento che richiedeva una o due generazioni, c'erano scontri di civiltà che finita la guerra si riunivano perché prigionieri da una parte o dall'altra rimanevano sul territorio, forse presi come schiavi o ridotti in schiavitù, ma portavano una loro tradizione, portavano qualcosa che noi oggi abbiamo sulla tavola, oppure semplicemente noi che viviamo qua siamo stati diversi secoli sotto il dominio degli Asburgo, nel momento in cui l'impero era molto più ampio è stato facile che famiglie di origine ceca, di origine ungherese, arrivando qui a vivere, a lavorare, ci portassero dolci, ci portassero il formaggio Liptauer, certamente non è goriziano neanche viennese, ma è arrivato appunto dalla Boemia. E oggi però la comunicazione che c'è, la velocità, vediamo su ogni tipo di comunicazione, è una cosa in tempo reale, insomma, nel giro di pochi minuti sappiamo cosa sta succedendo in un mondo, che sia un fatto politico, che sia una scoperta scientifica, che sia un progresso alimentare, il premio dato al miglior vino del mondo, lo sappiamo subito, e quindi non c'è neanche il tempo di uso un termine alimentare, di digerire questa compenetrazione di tradizioni, e ci ritroviamo magari di fronte a una sfida, rinunciare o accettare, e accettiamo perché in fondo siamo esseri umani, siamo curiosi, a differenza magari di questi del 600 che non volevano le patate, non volevano i pomodori, ma perché nascevano in un mondo di ignoranza diffusa, oggi invece ci... crediamo forse di essere più colti perché leggiamo ciò che succede ovunque, ma insomma siamo bersaglio delle grandi multinazionali, bersaglio di chi in fondo vuole guadagnare su questo. Certo. Vedevo che c'è un'altra domanda. Voglio aggiungere anche una cosa a quello che diceva lei. È vero, oggi c'è questo senso di contaminazione maggiore che in parte viene dal fatto che oggi la comunicazione contemporanea è talmente veloce che noi per descrivere questo effetto usiamo il lessico della contaminazione, parliamo di viralità e di virus, non a caso, perché la viralità vuol dire che la comunicazione è incontrollabile, non c'è tempo, non ci riescono neanche le agenzie di stampa, non controllano più di fatto l'informazione. Allora questo ci è ricco di possibilità, di chance, ma anche di pericoli per la stessa ragione, perché non so se qualcuno di voi ha mai visto nella sede di un giornale l'arrivo delle agenzie. Una volta c'erano le telescriventi che battevano, era un fenomeno meccanico tutto sommato, adesso è un flusso ininterrotto, è un fiume, un pantarei di notizie nelle quali i capi redattori non capiscono più letteralmente nulla. Ciascuno di noi oggi è bersagliato da informazioni, dai social, dalla rete, a parte la televisione ormai è il meno di tutto questo, e la rete soprattutto, che ci connette a tutto e ci informa, però non sappiamo come elaborare tanta informazione, dobbiamo ancora inventare dei modi per metabolizzare tutto questo. Noi soffriamo di bulimia e di obesità informatica e quindi dobbiamo riuscire a guarire da questa malattia. Prego. Sì, grazie. In parte ha risposto già la mia domanda, prego. Ma comunque volevo chiedere a questo professore, è un'idea mia, per tornare a tempi più antichi, nell'impero romano, durante i secoli vari dell'impero romano, milioni di schiavi si sono avvicendati all'interno dell'impero romano, di provenienza più disparata da tutti gli angoli del mondo. Certo. Ecco, una buona parte di questi schiavi finivano schiavi domestici e quindi entravano nelle cucine. Ecco, è possibile secondo lei che questi abbiano portato nella cucina romana, che poi era una cucina molto aperta, destinata anche a stupire gli ospiti nei banchetti, una varietà maggiore di cibi che poi magari nel Medioevo sono andati persi poi? Ecco, abbiamo secondo me un esempio più moderno della cucina degli Stati Uniti, nel sud degli Stati Uniti, e della cucina brasiliana, certo, che sono stati influenzati fortemente dalla cucina africana. Assolutamente sì, e quello che lei dice è verissimo, assolutamente vero. Nel caso della cucina romana, le grandi acquisizioni della cucina romana, questo lo testimoniano anche i grandi, da Apicio a Columella, sono dovute proprio a innovazioni che molto spesso vengono dagli schiavi dell'area est europea.
Basti pensare che la lievitazione del pane, fino al III secolo avanti Cristo a Roma si panificava senza lievito. La lievitazione la portano dei fornai macedoni, che hanno appreso questa tecnica da popoli che vivono ancora più a oriente. Noi sappiamo benissimo che nell'Egitto, nel mondo ittita, si usava il lievito già 5.000 anni prima di Cristo, a Roma solo 3 secoli prima di Cristo, grazie appunto a macedoni. E così moltissime delle innovazioni romane. Ma tra l'altro su questo è stato edito proprio qui a Gorizia un libro bellissimo che vi raccomando, ed è stato edito da Legg, quindi di Jacques André, si chiama L'alimentazione e la cucina nell'antica Roma. Non è pubblicità, oppure se lo è non fa niente, perché è un libro che merita davvero di essere letto. E quasi tutte le grandi innovazioni della gastronomia acquirita sono innovazioni che vengono o dalle province dell'est europeo o dalle province mediterranee, dall'Africa, dalla Palestina, e questo poi lo testimonia la letteratura latina, e tende ad essere vero anche per noi, in fondo noi in cucina come altrove più crediamo di essere identici, più crediamo di essere altri, e ciascuno di noi realizza quel paradosso linguistico che sta nel nostro modo di definirci. Quando noi vogliamo definirci rispetto ad altri, che cosa usiamo? Noi altri, noi, ma sempre anche altri. Grazie, grazie al professor Marino Niola. Non vedo altre mani alzate. Vi ricordo che comunque, per soddisfare anche la propria gola, c'è il chiosco dell'Ersa, dove si possono assaggiare vini, prosciutto di San Daniele, credo formaggi, non ho qui il menù di servizio. Chiudo così con una riflessione che mi viene dal fatto di aver visto entrare due miei amici. Sì, guardo proprio voi due, Carlo e Elena, perché tanti anni fa vostro figlio era ancora sul passeggino, quindi aveva avuto 4 anni, e dall'altra parte del parco incontrai Elena con questo bimbo che aveva tutta la bocca, le guance sporche di gelato di cioccolato, e abbiamo riso parecchio. Ecco, forse oggi che avrà 13 anni non sarà più così schiavo di questo prodotto che è arrivato dal nuovo mondo, ma in fondo quando si è piccoli, insomma, si è più portati a vivere per mangiare qualcosa di goloso, e poi con la maturità, con la crescita si diventa più riflessivi e si dovrebbe mangiare per nutrirsi, avere il gusto certamente di mangiare, ma non la voracità, la ghiottoneria o l'incapacità di stoppare certe pubblicità che ci inducono poi a cadere nel tranello. Quindi prego Maria. Posso aggiungere 30 secondi, non resisto all'idea di raccontarvela questa, però prometto di essere breve, per mostrarvi come poi a tavola, attraverso il cibo, si costruisce unità, al di là delle religioni, delle ideologie. La figlia di un mio caro amico, che va a scuola a Torino, va a scuola e quindi si porta da mangiare, e lui la vede tornare da un po' di tempo carica di merendine, di prodotti di ogni... dice, ma cosa fa? Fa il contrabbando, incetta i merendine. Poi ha capito qual è la realtà. Questa bambina fa uno scambio con una sua amica di religione musulmana, perché lui, il mio amico, dà alla figlia panino col prosciutto. La bambina musulmana a casa non può mangiare il pane e il prosciutto, ma ne va matta. E propone ogni giorno alla figlia del mio amico: io ti do le merendine e tu mi dai il panino col prosciutto, perché lo posso mangiare solo a scuola. Questo la dice lunga. Incontro e scontro di culture.